Buonasera, e allora non è una serata normale, è una serata speciale perché come vedete insomma non può non essere una serata speciale se non c'è con me Romeo Agresti che è un po' che non contatto e con il quale non parliamo, o meglio ci parliamo magari durante la settimana, diciamo che non lo facciamo così in pubblico come succede in questi casi. Tutto bene Romeo? Tutto a posto? Tutto alla grande, Gianni, grazie per l'invito. Eh sì, è un po' che non facciamo una chiacchierata, tra virgolette, pubblica. Poi in privato Esatto. tante perché ci lega una bella amicizia, però tutto bene, grazie. Benissimo, diciamo che i fatti nostri li mettiamo in piazza questa volta, dai. È vero, è vero, è vero. Allora, cominciamo con i fatti nostri, perché insomma è una Juve che si sta indirizzando verso questa partita a pieno organico, diciamo, a parte i degenti di lungo corso, McKennie e Chiesa e quei dubbi che permangono ovviamente su Bonucci. Sì, è così. Diciamo che la Juventus, secondo me, arriva, tra virgolette, Champions League a parte nel migliore dei modi a questo appuntamento, perché comunque ha inanellato una serie di risultati davvero impressionanti, nel senso 16 risultati utili consecutivi in campionato sono un dettaglio. Poi c'è un grosso rimpianto sul fatto che se non ci fosse stata la partenza handicap a quest'ora parleremmo di una Juventus in lotta per lo scudetto. Vediamo, perché le vie del calcio sono infinite, no? Però, vedi, Allegri poco tempo fa aveva detto: se non ci fosse stata quella partenza d'handicap, adesso non saremmo così, nel senso di così compatti, così gruppo, così squadra, e non avremmo fatto questi 16 risultati utili consecutivi. Sì, È diciamo, un po' il rumore delle unghie. è un'interpretazione molto politichese legata al fatto che poi lui ovviamente debba vederla così, perché sennò guardando anche la Serie A aumenterebbero i rimpianti, Certo. perché ragazzi, il Milan, chapeau, a livello soprattutto di programmazione, a quello che ha fatto negli ultimi anni, il Napoli sta facendo un bel campionato, Certo. l'Inter ha fatto una bella prima parte, ora è in difficoltà, ma questa Juventus per me doveva stare lì, doveva stare lì e vediamo cosa succede, perché poi secondo me la partita di domenica è fondamentale per mettere anche un po' di pressione all'alta quota. No, ma guarda, io è un po' di tempo che dico Juve-Inter è uno snodo di campionato, ma non solo per Juve-Inter, anche per Napoli e Milan, perché adesso mettiamola pure lì. Se la Juventus dovesse fermare l'Inter, nel senso di batterla, e il Milan vincerà Bologna, Napoli vincerà Bergamo, è chiaro che a questo punto è un duello con una remota possibilità che la Juventus inserisca in questo duello e quindi una Juve che può puntare eventualmente al terzo posto. Ma se in presenza di una vittoria della Juve dovessero, siamo sempre nel campo delle ipotesi, Certo. dovessero steccare Milan e Napoli, anche solo con un pareggio, allora il discorso sarebbe molto interessante. Sì, in generale ho questa ferma convinzione, poi magari sbaglierò nel tempo, che il Milan sia non padrone, ma proprio padronissimo del suo destino. Ho guardato il calendario, sì, c'è qualche match non propriamente agevole, ma tutti hanno delle partite complicate. Basti vedere il calendario del Napoli, la Juve stessa comunque a Lazio, Fiorentina. Il Milan mi sembra che Cagliari-Genoa, attenzione, Cagliari, Genoa, che poi squadre. bravo Gianni, poi vai a spiazze. Quello che è successo con la Samp, per esempio, a momenti prendo un infarto, una partita sempre mai in discussione, a momenti ti vai davvero a impelagare una. Ma sai che la Juve è bravissima a rimettere in discussione le partite da sola, no? Quindi, Ma cioè. mai come in questa stagione l'avversario più ostico per la Juventus è la Juventus stessa. Sì, beh, che libro, la partita lì, cioè, il rigore regalato da Rabiot che fa quel movimento col braccio, vabbè, lasciamo stare. Szczęsny pare il rigore, dici, vabbè, ok, il pericolo è passato, e invece no, Arthur che commette quel fallo, io sono andato a rivederlo, effettivamente era fallo, perché lui protesta, ma gli prende il piede netto, e questi segnano, la Sampdoria segna con una deviazione di spalla di Morata, Deviazione di Morata e tu che avevi sbagliato ripartenze, gol. e lì ho capito però che andava diversamente, perché? Perché se fosse successo inizio stagione arrivava il 2-2 Ah, è tranquillamente dalla vero, Samp. è vero. No, ma È tranquillo, vero. anzi, passavi pure i minuti di recupero a fartela sotto Sì, e sì. rischiare di beccare il sorpasso. Invece la Juve ha ricominciato ad attaccare. Mi ricordo questo particolare. Non ha rinculato, non è rimasta lì dietro a subire l'offensiva della Samp alla ricerca del pareggio, ma ha attaccato a sua volta e poi ha Ha fatto trovato, vabbè, il il gol 3-1. della tranquillità. Sì, diciamo Gianni che insomma il Milan ha una grandissima chance questa stagione, Sì, cioè sì, sì, sì. proprio
strada spianata, vediamo, vediamo cosa. Poi, molti mi fanno notare se Pavoletti non piglia la traversa al minuto di Cagliari, certo. Possono cambiare tante cose. Con i sei, io credo molto ai segnali, quindi gol di Kalulu. Sì. Sono delle cose che mi portano. Sì, il Milan ha vinto delle partite che tu ti dici quando vinci queste partite è perché è il tuo anno. Io ho un piccolo rammarico che è proprio legato a Milan-Juve, cioè partita in cui il Milan arriva sostanzialmente a pezzi, la Juve arriva leggermente meglio, anche se mancava un certo poi sarebbe arrivato al mercato sia Vlahovic che lo stesso Zaccaria. Lì la Juve secondo me si è accontentata troppo del punto ragionando in funzione dell'obiettivo, però quello realistico, il quarto posto. Certo. Erano sul quarto. Là invece secondo me con un po' più di coraggio, un po' più di ambizione... Se batti il Milan in quella partita, la Juve ha creato pochissimo in quel match. Niente. Per Morata, ma anche esatto. E là. E poi io penso sempre al binomio, sempre in chiave Milan, Inter-Juve. Se tu guardi le due prestazioni, sì. Il Milan comunque ne esce con 4 punti. Eh sì. Senti, ma secondo te è meglio avere un portiere che fa i lanci da 80 metri o vincere le partite di corto muso? Oggi ho visto che i social si sono scatenati su questo. Qui è. Allegri. Sì, poi ci sono varie interpretazioni perché io credo che Allegri abbia voluto dire una cosa diversa. Cioè, esatto. Anche il City ogni tanto si affida al lancio lungo, quello secondo me è il ragionamento di Allegri. Poi non dobbiamo stare qui a disquisire sul fatto che Guardiola... sei un maestro nella primissima, in generale è un allenatore fuori classe, nella prima costruzione è un allenatore che eccelle come pochi altri perché parla per lui la sua carriera e quello che sta combinando anche a livello di gioco in questa stagione, vedere il City è uno spettacolo, non si deve mai estremizzare secondo me un'interpretazione da lettore, nel senso che è giusto poi cercare di capire cosa abbia voluto dire Allegri ma non mettergli in bocca parole che non ha detto. Esatto, sì, perché poi dopo sappiamo anche che nel riportare le parole per iscritto si rischia sempre poi di travisare, ma comunque di non sottolineare magari un aspetto piuttosto che un altro. Insomma, quando si parla direttamente sul tubo, in televisione, eccetera, o alla radio... C'è da dire, Gianni, e tu me lo insegni perché hai una carriera devastante, ci sono anche molti, molti addetti ai lavori quindi, che non sanno spiegarsi e quindi danno adito poi alle interpretazioni, le libere interpretazioni. Aspetta, che non sanno o che non vogliono spiegarsi? Quelli sono ancora i peggiori, perché chi non sa, sai, è scusato, ma chi sa e non vuole... chi sa e non vuole, hai ragione. Chi sa e non vuole è peggio, è molto peggio. Senti, ma Dybala... Poi ci andiamo sulla questione. Secondo te, come lo deve gestire Allegri adesso? Perché non è facile, ragazzi. No. Allora, sai, noi ci riempiamo la bocca del ma deve fare il professionista, deve essere... Ma cavoli, ma va in campo uno che comunque ha una ferita aperta, perché lui evidentemente non si aspettava questo epilogo. E lì delle due l'una, o sei scazzato, diciamocelo apertamente, oppure ti salta dentro l'orgoglio smisurato e dire adesso vi faccio vedere chi state perdendo. Allora, io ti dico la mia, Gianni. Secondo me Allegri lo utilizzerà come sempre fatto. Cioè, se sta bene, gioca, analizza le caratteristiche degli avversari, i momenti dello stesso... Secondo me Allegri non farà tanti calcoli, Ha fatto capire con qualche conferenza sibillina in cui lui parlava del fatto che ormai dobbiamo abituarci, che i giocatori possano anche andare via a parametro zero. Cioè, secondo me Allegri aveva fatto capire un pochettino, sottintendere cosa potesse accadere e come lui potesse utilizzarlo. Quindi io, da chiave Allegri, secondo me andrà avanti all'insegna della continuità. Lato Dybala, allora, non dobbiamo prenderci in giro, l'hai detto tu. Quando prendi un ceffone simile è difficile reagire, molto difficile. Soprattutto quando non te lo aspetti, perché, l'hai detto tu, Dybala non aspettava di essere messo alla porta, cosa che ha fatto la Juventus, che ci ha spiegato molto bene l'AD, Maurizio arriva bene. Però io credo che innanzitutto poi ci possa essere quello spirito di rivalsa, come a dire, no signori, avete visto? Voi mi avete scaricato, però io sono questo, vi faccio queste prestazioni e vi porto a vincere queste partite. Poi c'è l'aspetto anche post-Juve per Dybala. Ad oggi, da quello che so io, lui ha avuto tanti sondaggi, l'Inter, l'Atletico Madrid, club inglesi, il suo Barça in Spagna ci sta pensando, però non ha un contratto in mano. Non ha una proposta. È stato bravissimo col suo entourage a nascondercelo, ma io da quello che so, lui non ha degli abboccamenti, ma non ha la firma su
con la prossima squadra. Quindi deve anche, se vuole prendere determinati soldi e sposare un determinato progetto, deve fare quello che deve fare in queste partite rimanenti. Secondo te perché? Perché, allora, diciamocela, dai, alla base della, chiamiamola, defenestrazione di Dybala mascherata da non gli abbiamo fatto una proposta al ribasso perché non volevamo offenderlo, cioè ne sono usciti, diciamo, hanno provato ad uscirne molto bene, no? Sostanzialmente ci possono essere, ci saranno delle considerazioni. Tu poi dimmi solo, abbiamo messo al centro del progetto Vlahovic, anche con Ronaldo avevate messo al centro del progetto Ronaldo, però Dybala l'avete tenuto. Quindi cioè, se questa volta non tenete Dybala, che tra l'altro mi sembra molto funzionale, il primo gol di Vlahovic... Guarda, Gianni, ti dico questa. Cioè, il mio più grande rimpianto sul fronte di Dybala sarà quello di non vederlo giocare con Vlahovic, perché secondo me è un'intesa non indifferente. Ho visto delle cose molto interessanti, ma anche ti cito una partita, Bergamo, dove la Juve fa una bella partita, secondo me. Bravo. Dybala sbaglia un gol, è un po' egoista in una situazione, ma quello che fanno in quella partita a livello tecnico ha portato a dire, cavoli, questo 4-3-3, sai che può costruire qualcosa di importante? Cioè anche io negli occhi, nell'empatia tra i due, tra Vlahovic e Dybala, avevo visto qualcosa che mi dispiace tantissimo che non riusciamo a vedere mai più. Cioè, nel senso, l'ultimo gol di Dybala l'ha realizzato con la Salernitana su assi di Vlahovic, scambio quadrato, Vlahovic e Dybala. Cioè vuol dire che i due parlano più o meno lo stesso linguaggio. Poi Dybala è più tecnico, se vogliamo, Vlahovic deve crescere da questo punto di vista. Quindi, tornando al discorso di prima, ragazzi, non è stato rinnovato il suo contratto, secondo me, per due ordini di ragioni. Non le metto prima o seconda, le metto lì. Uno, le condizioni fisiche, perché lui non ti dà determinate garanzie. E lì posso anche capire una società che dice, ragazzi, non possiamo investire un patrimonio su un giocatore che mi fa un terzo delle presenze o poco più di un terzo delle presenze come adesso è poco più di un terzo delle presenze della stagione. E però allora a questo punto tu dici, bene, mi voglio cautelare, allora ci stava quel discorso di abbassare la parte fissa e di alzare eventualmente o comunque di mantenere inalterata la parte variabile. Io mi cautelo, stabilisco che tu devi giocare un tot di partite, se non arrivi a questo tot di partite il bonus non scatta. Ma se non c'è questa proposta, allora vuol dire che c'è una considerazione di altro tipo, cioè una considerazione di carattere tecnico, tattico, caratteriale. Si aspettavano che lui potesse essere il leader di questa squadra una volta andato via Ronaldo? Gli avevano dato il numero 10, sono rimasti delusi da questo punto di vista? C'è Gianni, cioè, nelle 7 stagioni di Dybala Juve ce ne sono state almeno 1000 di stagioni in realtà, di segmenti, perché lui è stato nel 2019, viene venduto allo United. Esatto. Sì, allo United, alla Juve arriva Lukaku e cambia probabilmente la storia recente. Esatto. Nella stessa estate la Juve prova a venderlo al Tottenham. Ma là c'è anche il problema, i diritti d'immagine, Dybala comunque in Inghilterra pare non si vedesse nel migliore dei modi. E quindi alla fine lui rimase e non solo, fu anche l'MVP dell'ultimo scudetto juventino, quello con Maurizio Sarri, eletto miglior giocatore della Serie A. Il problema è, secondo me, si è arrivati a questo punto, cioè anche le parole post cessione di Cristiano Ronaldo, Dybala al centro del progetto, Allegri che effettua una mossa non indifferente, gli affida la fascia da vice capitano, ed è stato tanto capitano perché Chiello, come ben sappiamo, purtroppo ormai è al capolinea. A dicembre Allegri dice la società ha fatto un'investitura testuale, un'investitura su Dybala, ma poi i fatti, a ottobre l'abbiamo raccontato in tutte le salse, c'è un accordo definito, come ha confermato lo stesso Arriva Bene negli ultimi giorni al Corriere dello Sport. E tutta la storia che a me non convince, come si sia arrivati a questo punto, che è un punto legittimo, perché se la società non è convinta, la società non è la onlus, deve tutelare i suoi interessi, quindi beneficenza. Quindi la società, se ha ritenuto che Dybala non fornisse più quelle garanzie necessarie per mettere sul piatto un contratto simile, uno può essere in disaccordo, io per esempio sono uno di quelli che ti dice Dybala zero non l'avrei mai perso, però assolutamente d'accordo, capisco la strategia della società, ma non mi è piaciuto tanto il fatto del promettere, di stringersi la mano e poi fare un passo indietro. Cioè, ma non perché nel gesto in sé, proprio a livello di progettualità. Cioè, tanto il 9
il 9 Gianni, che adesso arriva bene, ha detto noi abbiamo fatto un investimento su Vlahovic, tutto quello che hai detto tu prima, ma il 9 avresti dovuto prendere a prescindere da Dybala. Cioè, su Dybala hai fatto un ragionamento differente. Assolutamente. In infatti, mi sa di scusa questa. A me, onestamente, questa gestione non è piaciuta. Così come non è piaciuto neanche il pressapochismo di Dybala. Perché se tu sei spalleggiato da delle figure che non sono al tuo livello, perché è un agente che viene riconosciuto dal CONI il 26 gennaio. Ah, che questa qua, ragazzi. Perché Dybala, Gianni, io l'ho detto tante volte, molti mi hanno anche preso in giro. Dybala, 4-5 ottobre, ha un agente vero che si stringe la mano con arriva bene, Dybala firma in quei giorni, punto. Certo. Punto. Certo. E se non è firmato in quei giorni, caro Dybala, anche tu hai delle responsabilità, perché sei circondato da persone che probabilmente non sono ancora. È proprio questo discorso qua che a volte, diciamo sempre, no? I giocatori si appoggiano al loro procuratore o presunto tale, nel caso di Antun, e dico vabbè, tanto c'è lui, fa lui, eccetera, e non segui attentamente la vicenda, perché se questo non ha titolo per negoziare, per firmare un contratto, una procura, eccetera, beh, insomma, io un po' l'antennina l'avrei raddrizzata. Guarda Gianni, poi scusa, mi interrompo, ma io sono un flusso di coscienza su questo argomento. Quando vedi che ti continuano a posticipare, cioè io e te abbiamo un accordo, poi a un certo punto tu incominci a dirmi, no, ma sai che c'è, vediamoci di certo. Vediamo. Sai che c'è, vediamoci a febbraio. Poi a febbraio, ma non esiste sta roba. Cioè, no, poi aspetta, le dichiarazioni ufficiali, io ho detto, l'ho intervistato 3 o 4 volte in Champions, e ormai il ritornello era, noi vogliamo lui, lui vuole noi, e quindi non ci sono problemi, è solo aspettiamo, è solo questione di attesa, e poi la firma arriverà. E 1, 2, 3, 4 volte, cavoli, cioè. No, perché poi le idee possono cambiare, sei riuscito a prendere Vlahovic. No! Però come si è arrivati? Ascolta. Come si è arrivati? Romeo, ascolta, Vlahovic viene ufficialmente liberato da commisso il 6 di ottobre e mi risultava che quell'accordo lì con Dybala fosse più o meno coincidente con quei tempi lì. Ma se Vlahovic viene liberato il 6 di ottobre, io non penso... Perché Vlahovic viene liberato il 6 di ottobre? Perché si rifiuta di firmare. Perché si rifiuta di firmare? Perché già in estate la Juve lo aveva cercato. È evidente, se no questo firmava il prolungamento del contratto con la Fiorentina. Quindi non puoi... Cioè, è anche lì. Ah, abbiamo messo Vlahovic... Cioè, abbiamo deciso di prendere Vlahovic e quindi di... Ma voi avete già deciso di prendere Vlahovic. Dai, cioè... Sì, c'è qualcosa che non mi torna. È un lato oscuro nel quale sai... Sai cosa sono? Quelle vicende di cui non sapremo mai la verità. Oppure bisogna aspettare il classico libro che esce tra 10 anni. Poi Gianni ti dico una cosa, in questa vicenda abbiamo avuto tante linee, l'entourage di Bala, stessa Juve. Mi sono fatto anche l'idea che quello sguardo rivolto alla tribuna post-gol con l'Udinese abbia probabilmente sancito anche il rapporto. Perché ci sono delle cose che determinate persone... Ti dico, non solo quello sguardo lì, anche le dichiarazioni dopo a bordo campo non ho nulla da dimostrare. Poi no, Allegri che no. Subito dopo dici no. Conferenza, no, tutti abbiamo da dimostrare. Però ti dico, è stata una gestione che la tua società non mi ha convinto, così come giocatore, e deve fare mia colpa, perché sei circondato da persone che non sono all'altezza del tuo personaggio, e alla fine... Perché poi il danno per Dybala, cioè è anche un danno economico, nel senso... Quei soldi che lui avrebbe percepito quando c'è stata la stretta di mano ad ottobre, oggi non li prenderà mai più nella vita. No, ecco, ma infatti, voglio tornare a quello che dicevi prima, no? Lui non ha solo dei sondaggi. Non è che anche le altre società, sai, si stanno un attimo... Ma il prezzo già lo fa il mercato. Il prezzo lo fa il mercato. No, ma poi che stiano facendo anche gli altri determinate considerazioni. Certo, è efficiente fisicamente? Possiamo tirarcelo in casa? Certo. Che tipo di giocatore è? Che carattere ha? Perché poi chiaramente tutti vanno, cioè le grandi società, si presume, soprattutto, vanno anche ad informarsi sulla tipologia di giocatore. Eccetera. Tra l'altro io ti dico anche una cosa che ho svelato qualche giorno fa, perché tanto ormai si può dire che ormai Dybala è un caso chiuso, purtroppo con un epilogo amaro. Noi abbiamo sempre raccontato, o meglio io, di 8 milioni più 2 l'accordo stipulato, però era superiore, era parte fissa 9. Era 9 più credo circa altri 2 milioni di bonus, quindi parliamo di un contratto che se fossero arrivati tutti questi bonus avrebbe proposto quindi circa 11 milioni complessivi di guadagno durante una stagione. Certo. I soldi per me e, al,
Ecco, lì volevo arrivare, cioè anche lui vieni da 2 anni, allora diciamo un anno e mezzo fino a ottobre, dal marzo 2020 lui ha avuto una sfiga, lo dico sempre, sembra Fantozzi, cioè ha cominciato con il Covid, poi ha avuto il virus intestinale, poi il virus urinare, cioè praticamente infortuni da calciatore e infortuni dell'uomo della strada in una combinazione incredibile, una successione e incredibile. Quella ricaduta con il Lione poi ecco bravissimo. Cioè, Gianni, allora, volevo farti una domanda. Vai. I panni dell'intervistatore, ma hai avuto anche tu la sensazione che la Juventus abbia deciso di non fargli un'offerta di basso? Sì, ho già capito perché aveva paura. Se avesse detto di sì anche all'offerta ribasso, avrebbe messo nei guai i piani della Juve. Cioè, come dire, sì, io non voglio rischiare di farmi dire. Sì, anche perché secondo me lui gli diceva di sì. Anche per me. Secondo me gli diceva di sì. Sì, perché lui sta bene lì, perché comunque la Juve, non dico che è la sua zona di conforto, come è stato Messi col Barcellona, per carità, però insomma lui stava bene a Torino, sta bene. Però Gianni, questa è una scelta forte da parte della Juve, molto rischiosa. Esatto, e qui voglio arrivare all'altro punto. Tu adesso devi sostituirlo questo giocatore. Con che tipo di giocatore, con che tipologia, con che figura da crescere o una figura già affermata? Una figura già affermata devi pagarla a fior di quattrini. Poi dopo parliamo anche di Morata. Cioè, e poi attenzione, Ken lo confermi, lo metti sul mercato, lo devi riscattare Ken prima, però mi sembra che ci sia l'obbligo di riscattare. Sì, a verificarsi determinate condizioni, tra un anno posso scattare l'obbligo. Ecco, quindi cioè, parliamoci chiaro, al netto del fatto che anche di Morata si deve discutere la situazione e io mi auguro fortemente che venga riscattato, perché ha ragione Allegri, in quel ruolo lì è un altro giocatore ed è molto funzionale, ok? Al netto di questa questione, tu comunque Dybala lo devi rimpiazzare con un attaccante. Certo. E che attaccante, perché devi sostituire? E che attaccante? Uno che è stato per anni il tuo epicentro qualitativo, soprattutto prima che arrivasse... Ma anche di immagine, perché comunque la Juve la identificava con... Infatti la scelta su Dybala è una scelta rischiosissima, perché se hai fatto bene nessuno ti dirà niente, ma se hai sbagliato, per sbaglio si intende poi un giocatore che va altrove, si rilancia e magari fa 25 gol e 15 assist, io sento ancora... altro mondo, perché Del Piero è una leggenda juventina, però sento ancora tifosi che vanno a dire, continuano a dire, però la Juve ha sbattuto la porta in faccia Del Piero che aveva 37 anni. Pensa a Dybala che deve per ancora 29. Cioè, esatto. È una scelta molto rischiosa, contra l'altro arriva bene che dice, il riassunto è lo abbiamo messo noi alla porta. Certo. Però... tu ci pensi, una roba che mi un po' così. È una mossa pazzesca, che però appunto adesso rischia di avere un effetto boomerang se non arriva il sostituto. E chi può essere il sostituto? Perché al giorno d'oggi non è facile individuare un profilo così. Noi sono settimane che parliamo per esempio di Zaniolo, e non è un nome inventato, perché è vero che la Juve ha avuto dei colloqui col suo entourage, lui è una situazione a Roma un po' strana, questo contratto che glielo vogliono sì rinnovare, ma con i tempi loro, che va in scadenza il 30 giugno 2024. Ad oggi è difficilissimo fare un nome, ma sul profilo non si scappa. Sarà un giocatore diametralmente opposto a Dybala che possa giocare 4-3-3, perché ovviamente noi ragioniamo in funzione di Vlahovic, ma il ragionamento da fare potrebbe essere Morata se rimanesse e soprattutto Federico Chiesa, cioè trovare la quadra affinché questo Mister X, Vlahovic e Chiesa diventino poi il tridente presente. Quindi io mi aspetto un giocatore un esterno d'attacco, mi aspetto Gianni. Un esterno d'attacco. Non usciti tantissimi nomi da Zaniolo, Raspadori, che poi sono tutti giocatori anche un po' differenti tra loro. Esatto. Salah magari. Dai, adesso lì veramente. Allora, se prendono anche Salah, alzo le mani. Se prendono anche Salah, magari. Ma me ne vado, mi arrendo e me ne vado. Cioè perché... Vabbè, sarebbe un... Però la tipologia, i nomi poi capiremo concretamente nei prossimi mesi, perché ora... Non dico che sia presto, perché adesso non è presto, adesso sono
riuscire strategie estive, però dobbiamo capire anche noi bene. Anzi, se tanto mi dà tanto, la Juventus si sta già muovendo pesantemente su qualcuno, ecco, certo. O su più di un profilo, poi per certo. Poi scegliere... Un anno fa la Juve disse i tempi, non dico che bloccasse Locatelli, però aveva costruito una pole position poi da sfruttare, una telenovela interminabile. Comunque Giovanni, io dico un esterno attacco, un uomo da 4-3-3, anche perché credo che si vada in quella direzione come impianto tattico da sviluppare. Senti, io ieri ho fatto un servizio per Sport Media, senti, qui facevo vedere un gol di Tevez all'Inter, ma non è tanto bellissimo, tra l'altro poi rivedendo me lo sono ricordato, un assist di Vidal dopo che fa un numero della Madonna in area, gliela passa. Il gol è anche tutto sommato semplice. Poi vedo che nell'ordine vanno ad abbracciare Tevez, Vidal, Llorente, che va bene, ok, Marchisio, Pirlo, Pogba. La Juve far commuovere. E in quel momento lì stavo pensando, dunque la Juve sta pensando a recuperare Zaccaria da mettere assieme a Locatelli, ad Arthur e Rabiot. Ma ti rendi conto? Mamma mia. Io ne parlavo in palestra oggi con un mio amico juventino, mentre facevamo finta di allenarci. Io ho detto, perché questo mio amico è becero, lo juventino becero, ho detto, ora tu piangi, perché ogni volta mi trattassi domande, sempre lì a farmi le sue analisi, vabbè. Io ho detto, ma ora stai capendo cosa ha fatto la Juve per 9 anni? Esatto, bravo. Perché ora che lotti per andare in Champions, che esce in Champions, che in Coppa Italia, sì, vediamo come va. Cioè, perché questo era il classico tifoso juventino che mi diceva, sì, lo scudetto, ma la Champions, ora che non solo vince la Champions un'utopia, ma anche arrivare quarti è diventata un'utopia, tutti i tifosi juventini stanno comprendendo quanto sia difficile vincere uno scudetto, e farlo per 9 volte di fila è una roba inimmaginabile. Sì, sì, sì. Lo so, a me, ma non c'è la voglia di... Cioè... Non c'è pazienza, ormai ce lo diciamo dalla vita, qua si vuole. Ma attenzione, ma quando le società non vincono, dicono, ma noi stiamo programmando a 3-4 anni, a 2-3 anni, ma sotto sotto sono incazzate nere perché non hanno vinto subito. Quindi è una mentalità che abbiamo tutti, società, addetti ai lavori, tifosi, eccetera. Non c'è il concetto della pazienza, non c'è il concetto. Non c'è, perché comunque il tifoso juventino è esigente proprio come estrazione del DNA, è normale che sia anche così, perché il juventino vuole sempre vincere. Io da quando seguo la Juve non c'è mai pazienza, però una volta non c'erano i social, quindi ora... Ma certo. Ora tutto certo. Viene esasperato, però mi fa piacere che finalmente qualche juventino, anzi ben più di qualche, stia comprendendo davvero... Cosa abbiamo vissuto? Perché quella pagina lì, quell'egemonia lì, per me è irripetibile. Assolutamente. Io credo, ma è irripetibile da anche da altre squadre. Cioè, io penso che la Juve abbia quantomeno per 100 anni, se il calcio ci sarà ancora per 100 anni, e magari delle partite avranno 20 minuti, 3 tempi di 20 minuti effettivi, con il time out, la non sirena so. Che suona. Ma no, ma esatto. Si giocherà nel metaverso, il campionato, la Champions League. C'è possibile che nel metaverso ci sarà. Esatto, sì, sarà tutto diverso, però secondo me non ci sarà ancora una squadra che ha vinto 9 scudetti così. Ecco, assolutamente. Ma centrocampo che succede, quindi? No, tanto per restare in tema di quelli che sono gli abbracciati. Ma lì la valutazione casino, principale... Allora, innanzitutto bisogna dare una sistemata, perché adesso non voglio fare le chiacchiere da bar, ma onestamente... Allora, la mia più grossa paura è che la Juventus stia facendo mucchio, cioè prendere centrocampisti o centrocampisti senza cambiare il livello, senza cambiare marcia. Sì. Non dico quantità. Che Zaccaria, McKennie, però manca sempre qualcosa. Ecco, tu mi hai fatto la domanda, il centrocampo è la domanda che giustamente ci facciamo sempre tutti, perché non è ancora all'altezza da Juve su centrocampo. Beh, innanzitutto bisogna capire chi far giocare davanti alla difesa, perché io credo che la Juve stia iniziando a pensare che Locatelli sia più una mezzala, cosa sì, che sì. Perché ma tu è. Esatto. Allegri ha detto, fanno un regista in due, lui e Arthur, certo. Fanno un regista in due. Ma si vede che comunque Locatelli, quando fa la mezzala, è l'unico che ti dà un po' di spunti, che magari cerca il filtrante, che ti dà assist, qualità. Posizionarlo davanti alla difesa lo sa fare, ma lo sa fare sempre da sé. Cioè Locatelli è un giocatore che davanti alla difesa diventa elementare, scolastico. Quindi questa è la prima valutazione da fare. La seconda, eventualmente, capire chi potrebbe prendere il suo posto.
perché se tu decidi di spostare Locatelli come mezzala, resta un buco. E che buco? Cioè resta sì. Che poi deve dettare i tempi. Ma quel Fagioli, guarda, io ti dico, io lo sto seguendo molto, perché anche perché è nella Cremonese, quindi c'è anche una questione di cuore, no? Boh, io è forte, ragazzi, è forte. Cioè, ha quel passo in più, non lo so, ha quei movimenti. Tu lo stai seguendo molto bene, io meno bene, ho visto qualche partita quest'anno a Cremonese, sta facendo un gran campionato e speriamo che possa andare in Serie A. Mi sembra che abbia grandissime qualità, perché è un giocatore che ha personalità, un giocatore che poi, la cosa che mi piace, è che tenta sempre a giocare in avanti. Bravissimo, bravissimo. Al passaggio indietro, quindi già questo me lo rende molto simpatico. C'è da rinnovare il contratto, perché sai bene che il suo scade il 30 giugno 2023, quindi attenzione. E occhio che dare per scontati i rinnovi, abbiamo capito in ultimi tempi, ad oggi non ha rinnovato ancora nessuno. Capisci? Anche questi altri quattro che non rinnovano ancora. Io non so, io guarda, Gianni, ti dico, non so se Fagioli sarà un giocatore da Juve, ma non può esserlo Arthur, in chiave progettuale davanti alla difesa. Io me lo porterei lì, poi dopo provalo, buttalo dentro. Cioè, abbiamo dei tempi non lunghissimi, perché potremmo stare qua altre ore a parlare, perché poi si entrerebbe nel famoso discorso degli italiani da valorizzare, la nazionale, eccetera, eccetera. Però io sento sempre dire, da noi, i giovani devono fare esperienza, perché non garantiscono una continuità di rendimento, eccetera. Però se tu gli fai fare esperienza sempre da altre parti, cioè questo rientra magari d'estate, poi lo ridai di nuovo magari alla Cremonese o da un'altra parte, eccetera. Ma quanti se ne sono persi così poi? No, guarda Gianni, io quanti? Ti dico molto brevemente su quella che è la mia visione di sostenibilità, perché molte volte i dirigenti e detti lavori parlano di sostenibilità. La sostenibilità la ottieni abbassando i costi, quindi responsabilizzando i giovani. Cosa voglio dire? Che la Juve di stagione in pianta stabile deve avere almeno 3 giocatori provenienti dal settore giovanile. Bravissimo. La squadra. Perché il quinto centrale attuale della Juve, quarto, ma era quinto, Rugani, guadagna 3 milioni netti. Non puoi dare quei soldi al quarto centrale. Tu devi avere un istantino, 13, 14, 15 giocatori pronti, forti, più delle rotazioni scientifiche attingendo dal settore giovanile. Perché a quel punto tu puoi, vediamo adesso la scelta, cosa accadrà su Bernardeschi, butto su Lè al suo posto. Miretti, perché no? O Fagioli, o Rovella, o Ranocchia, perché non possono fare il quinto o sesto centrocampista? Così vai ad abbassare i costi. Però poi ci devi lavorare sui giovani, perché se tu porti su Lè e gli fai fare 20 minuti a Venezia, tra l'altro li ha fatti anche bene, e poi non lo vedi più, così non funziona. Tra l'altro... Questo non è un discorso solamente contro Lei, cioè... No, ma poi ci sono... Ma devi andare in quella direzione, cioè la sostenibilità la si ottiene esclusivamente abbassando i costi, quindi responsabilizzando i giovani. Poi i giovani, attraverso la meritocrazia, se sono forti, alla Juve ci stanno, vanno a guadagnare più soldi nel tempo e dimostrano di essere grandi giocatori. Ma da lì non si scappa, altrimenti continuerai ad avere Rugani a 5 milioni, Rabiot e Ramsey a 7, giocatori che poi non ti spostano nulla, perché non è che parli di gente imprescindibile. Tu 7-8 milioni devi dare Vlahovic, Ligt... I giocatori fanno la differenza, non al quinto centrale o al settimo centrocampista. E questo è il no sense della Juve, perché poi quando Allegri dice, e là bisogna capire che messaggio ci voleva dare, dopo l'eliminazione col Villarreal, abbiamo 10 squadre superiori a noi in Europa, io posso essere anche d'accordo, ma allora tu non puoi avere questi costi di gestione. E difatti però mi sembra che adesso la Juve si stia un po' orientando ad abbassarli questi costi di gestione, no? Perché insomma... È evidente la difficoltà poi economica che ha questa società, ecco perché io adesso non mi aspetto dei colpi colossali, anche perché sennò devi pagarli incomode 56 rate mensili, quindi capisci se, anzi no, annuali, no, ma che la annuali, società sta andando nella direzione, cioè... giusta, mi sembra di sì, perché anche il rinnovo ribasso, tentare magari di piazzare qualche esubero come... Speriamo, Ramsey, però fatti il segno della croce, perché... E questo ti ritorna, Questo ti la porta e rientra alla finestra, Però bisogna andare in quella direzione, cioè bisogna creare una squadra pronta con 13, 14, 15 giocatori, il resto attingere dal settore giovanile. Così puoi alzare il livello da una parte, spendere da una parte e far crescere i giovani giusti dall'altra.
questa è la miscela che devi effettuare. Io non vedo altre soluzioni, perché sono ora perfettamente d'accordo. La Juve non può competere, il calcio italiano non può competere con le potenze europee. Assolutamente, anche se il concetto di calcio italiano io lo vedo un po' strano, no? Perché noi diciamo, ma il calcio italiano in Europa non va, calcio italiano, abbiamo il 90% di stranieri, cioè allora c'è qualcosa che non va nel modo di giocare, nel modo di prepararsi. Non andiamo ai mondiali per la seconda volta di fila, perché il nostro calcio italiano è questo. Perché il nostro calcio italiano è questo, con tutto il rispetto. C'è la netta sensazione. Hai l'attacco del Sassuolo. Hai ragione. Cioè, con tutto il rispetto. Hai ragione. Juve, Milan e Inter hanno un attaccante italiano solo, Kevin. Hai ragione. Pensaci. Juve, Milan e Inter hanno un solo attaccante italiano. No, poi ho visto anche robe, cioè naturalizzare Luis Felipe per mandarlo in panchina. Joao Pedro fosse l'attaccante della Juve, del Milan, dell'Inter, dicevo che gioca nel Cagliari. Nel Cagliari, certo. Ecco, capisco. No, nel senso, poi quando ti ritrovi dove effettuare queste mosse, perché da dietro non c'è qualità, ma lo dicono tutti, i giovani in Italia non giocano. E questo è un grosso problema, ma è anche perché il problema è che una volta magari i giovani giocavano in nazionali italiani, anche nelle squadre cosiddette medio-piccole, ora neanche lì giocano. Quello è un altro grosso problema. Guarda, perché stamattina, l'ho detto anche nel mio video di oggi, ho sentito la radio sportiva Bianchessi, ex giocatore, adesso fa l'allenatore, sicuro un settore giovanile, adesso non ricordo di quale squadra, che diceva che da settembre all'altro ieri praticamente lui ha ricevuto proposte da avvocati, agenti, procuratori, insomma gente che tutelava gli interessi di giovani calciatori, si parla di sedicenni, eccetera. Gli hanno proposto 53 giocatori stranieri di 16 anni. 53 di 15-16 anni. Gratis, perché ti arrivano gratis. Poi dopo gli fai firmare il contratto, dopo due anni, hai 18 anni, gli fai firmare il contratto. Ti arrivano gratis. Ma tu capisci? Cioè, gli stessi agenti, gli stessi procuratori, cioè, ti propongono giocatori stranieri. E lui ha detto di no. E dice che aveva in organico 3 italiani, li ha portati a 20, e adesso la maggior parte di questi, parla di giocatori di 16-17 anni, giocano nelle varie nazionali di settore, guarda caso. Quindi i buoni ce li abbiamo anche noi. Noi ne abbiamo, ma in questo momento preferiamo andare su altri mercati. Perché non si vuole investire sul settore giovanile, lui diceva. Ma non c'è anche poco coraggio. Siamo lì. Extra you, ma io dico in generale c'è poco coraggio. Sì, sì, in generale. Se guardi per esempio la politica che ha adottato il Venezia in questa stagione, che ha preso giocatori da tutto il mondo. Tutto il mondo. Capisci? Giocatori sconosciuti. E poi alla fine rischia di andare in Serie B lo stesso. Capisci? Però lì c'è poco coraggio e anche le regole. Poi se ci fosse qualche obbligo a far giocare i giovani, se io ti obbligo, che ne so, a schierare giocatori nati da tot data, a quel punto vai ad alzare il livello. Senza questi passaggi racconteremo sempre le solite cose. Romeo, siamo quasi in chiusura, io te la butto lì perché c'è qualcuno che vuole buttare dentro di nuovo il tormentone Donnarumma. Guarda, io troverei un nonsense clamoroso. Cioè, magari avresti potuto prenderlo a zero, commissioni a parte, perché, aperta parentesi, si parla di Tony Rudiger. Si parla di un giocatore che chiede 12-13 milioni netti. Esatto, infatti c'è il Barcellona. Più 20 milioni alla firma. E sono stato basso. Quindi non è, sono parametri zero mascherati. Sì. Però Donnarumma avresti potuto prendere appunto zero con un investimento mirato. Se vai un anno dopo a bussare a porta del Paris Saint-Germain e devi pagare il cartellino, devi prenderti i costi del portiere, hai Szczęsny fino al 2024 che prende 7 netti. Boh. Adesso me l'avessi chiesto all'inizio stagione, ti avrei detto che errore non aver preso Donnarumma. Però devo dire la verità che poi Szczęsny si è ripreso bene. Quello che ti ha tolto te l'ha ridato, esattamente. Pure con gli interessi, magari, visti 3 sì, rigori sì, su 4. Sì, sì, sono state, cioè, onestamente, c'è stato un inizio che è incomprensibile cosa che ha avuto da Szczęsny, però poi si è ripreso. Allora, e siccome deve fare tante cose, un centrale forte, un terzino sinistro titolare, perché basta Alessandro, a centrocampo, almeno uno forte lo devi prendere, secondo me anche due, se magari riesce a piazzare qualcuno tra Rabiot e Arthur, ma Rabiot nell'anno dei mondiali, con l'ultimo anno di contratto a 7 netti, chi se lo piglia? Devi sostituire Dybala, cioè le priorità sono altre. Ce ne sono tante, sì, sì, assolutamente. Guarda, chiudo con una notizia, perché per Juve-Inter
sarà convocato Gianni Balzarini. No! Sarà presente. È un grande piacere. È stato convocato per Juventus Inter. Mi fa molto piacere, perché così ci andiamo a prendere un buon caffè. Bravissimo, perfetto. Allora ti aspetto. Pago io, naturalmente. No. Io sei mio ospite. Già. Ogni volta vuoi pagare tu. Vediamo a Rimini, paghi tu. A Milano vuoi pagare tu. Adesso come a pagare. Ok, va bene. Allora pagherai tu, perfetto. Mi sono trovato un caffè pronto lì, fumante, domenica. Caffè pagato. Romeo, grazie mille, alla prossima, perché ovviamente continueremo con questo filone ogni tanto, perché vedo che riscuote sempre molto molto successo, e ci vediamo domenica. Grazie a te Gianni, ci vediamo domenica. Naturalmente iscrivetevi al canale di Romeo, canale YouTube di Romeo, so che siete già in tanti a seguirlo sui social, però mi raccomando, e a posto. Grazie ancora. Grazie Gianni, un abbraccio a te e alla tua community. Grazie anche alla tua. Ciao, ciao Romeo. Ciao.